Ciao a tutti, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi è 13, sabato, e ieri sono andata a fare, diciamo, un giro per i saldi, ecco. E ho preso soprattutto tante cose per i bambini, ecco, che mi servivano. Allora, sono onesta, i saldi non sono un granché, perché non è comunque su tutta la merce, ma soltanto su quella che decide, diciamo, l'azienda di riferimento. Allora, sono andata da Blue Kids e OVS essenzialmente, e poi ho preso un pigiama per me da Orizzonte. Allora, facciamo una cosa, vi faccio vedere quello che ho preso per me, e questo l'ho preso l'altro giorno, giovedì, sì. L'ho pagato praticamente, mi pare, 15 euro il pezzo di sopra, stava 24,95, e poi il pantalone è una tuta praticamente. Il pantalone mi pare che l'ho pagato 9,95 euro a fronte di 16 euro iniziali. E ho preso una XL perché a me piace stare comoda e infatti, vabbè, vedete un pochettino, vabbè, la spalla è un po' più larga, però sti cavoli, cioè basta che sto comoda e sto nel mio, ecco, assolutamente. Quindi non sono una fan sfegatata delle cose attillate, mettiamola così. Allora, per i bambini, che cosa ho preso? Allora, da Blue Kids ho preso questo pigiama che stava con il 30% di sconto, stava 22,90 euro, quindi l'ho pagato all'incirca 16 euro. E allora, in pratica ho preso sì, centimetri 146, perché al di là dell'età io vedo i centimetri di riferimento, perché OVS e Blue Kids comunque hanno una vestibilità differente. E quindi ho preso questo primo pigiama, che è la cosa veramente che mi serviva di più per i bambini, proprio perché comunque, vabbè, a prezzo pieno, raga, una fucilata. Poi l'ultima volta che gliel'ho preso uno, durante il periodo sì del Black Friday, però ce n'avevo uno solo. E un altro che sta arrivando, quindi questo. Poi allora prendo, pesco così random perché c'ho un casino sopra il letto dei bambini, ecco, vedete, perché non sono riuscita ancora a sistemare la camera. Considerate che mio marito è arrivato adesso e io mi sento dopo una settimana distrutta, cioè sono stanchissima, e lui ancora di più, quindi figuriamoci, siamo in due. Allora, poi sempre da Blue Kids ho preso questa magliettina, sì, col simbolo della PlayStation, e questa l'ho pagata al 30%, non c'era la cifra, no, non c'era, ma penso che l'ho pagata, mi pare, sui 6 euro e qualcosa, sì, 9,95 euro, mi pare, no, 6,99 euro, sì, vabbè, do i numeri. Poi, a prezzo pieno invece, ho preso praticamente una tuta della Sonic, sì, con il simbolo Sonic, diciamo, il disegno, e questa l'ho pagata a prezzo pieno 32,99 euro. Centimetri di riferimento 140. E insomma, la posso sfruttare per un po', però è una bella tuta. E ho preso... Vabbè, l'ho presa a prezzo pieno proprio perché in saldo non è andata. Poi, allora, per quanto riguarda Edoardo, ho preso praticamente due, sì, una, due, tre magliettine. Queste qui stavano da Blue Kids in offerta praticamente in un pacco da due. Al 50%, e infatti erano praticamente da 22,99 euro, stavano 11 euro, 10,45 euro, una cosa del genere. Allora, questo qui, ah, ecco, sì, ed erano questa di Spider-Man che stava nel, diciamo, nel formato bivacco, e ho preso, vabbè, 8,9 134 centimetri. La prima, poi la seconda, questa qui, sempre
8-9 anni, vabbè, comunque una cosa leggera, tranquilla per uscire, insomma, cose così. Poi ho preso questa qui, sempre 8-9 anni, credo. Questa qui l'ho presa, si stava praticamente 6 euro, da 12,95 euro e 6 euro della Justice League, vabbè, insomma, i supereroi Marvel, che poi loro sono fissati, vedono sempre i cartoni animati sulla Justice League, sulla televisione. Allora, poi ho preso questo pigiama. Sì, questo pigiama, sì, sempre 7-8. Sì, questo costava 18,99 euro al 30%, quindi allora, vabbè, arrotondiamo a 19 euro, 3x9, 27, 3x1, 3, porto 2 sopra, 5,70 euro in meno, quindi l'ho pagato all'incirca 15 euro, cioè 13 euro, 12,99 euro, una cosa del genere. Allora, e questo qui è di, oddio, come si chiama? Sì, Naruto, ai tempi miei si portava Naruto. Non so, su Italia 1 dopo Dragon Ball. Allora, poi ho preso un pigiama di cui non trovo però il pezzo di sotto. Ah, no, infatti non lo trovo il pezzo di sotto. Vabbè, a vedere se è questo. No, allora, vabbè, comunque ho preso il pigiama da OVS, due pezzi, 10 euro, ecco. Però a livello di pigiama diciamo che c'era pochissimo, quindi 8,9 134 cm per Edo. Così di pigiami sto a posto con loro. Poi ho preso per la scuola i pantaloni. Allora, 8-9 anni, vabbè, 134 cm, questi stavano in offerta, mi pare, boh, 6 euro, non mi ricordo. Poi, loro, vabbè, devono vestire comunque tuta blu, cioè no, pantaloni blu e maglia bianca e giacchettino, però i pantaloni è la cosa che veramente distruggono, anche perché poi il pomeriggio, cioè dopo la mensa, comunque li fanno giocare e insomma, cioè, tra una cosa e un'altra mi vengono sempre con, non un bu, una voragine, eppure se un buchetto diventa veramente, cioè, non lo so, il Grand Canyon d'America ed è impossibile recuperarli. Allora, questo l'ho pagato praticamente da, vabbè, da 12,95 euro, 6 euro. Comunque, vabbè, i pantaloni non costavano questo prezzo. Io certe volte vado a rivedere così i video vecchi per fare una valutazione, diciamo, dell'aumento delle cose. Ed è, non dico al 50%, ma ci siamo quasi, un buon 40%. Allora, poi pure quest'altro pure per Flavio, 9-10 anni, 140 cm, l'ho pagato 6 euro. E va bene, questo qua è fatto così. Poi, per quanto riguarda me, ma ho preso, cioè, giusto veramente due cazzate. E anche perché ho fatto un ordine su Zalando, che mi sono presa 3 mega maxi maglioni di mango, ma devono arrivare. E a me piace molto mango, proprio per la vestibilità. In quel caso ho preso M perché è già ampio, quindi non ho bisogno, diciamo, necessariamente di una XL, ecco. Allora, poi ho preso questi leggings per me di Pompea, questi qua li ho presi da Orizzonte, li ho pagati, mi pare 6 euro, che stavano in offerta pure questi. Ed ho preso una XL, sì, proprio perché voglio stare comoda, quindi LXL. Poi ho preso questo pigiama. Allora, questo pigiama, sì, sempre da questo pigiama, aspetta, dove l'ho preso? Da Orizzonte, sì, da Orizzonte l'ho pagato 10 euro, carino, Amour, con il pantalone con i cuoricini, con la stampa con i cuoricini. Comunque, vabbè, il tessuto è buono. E considerando il costo sempre, diciamo, dei pigiami pure per adulti, cioè, perché il pigiama è comunque un indumento sottovalutato, ma economicamente veramente, cioè,
ci mettono sopra qualunque cosa. E poi, infine, ho preso un'altra maglia come questa, sempre XL, praticamente vedete, ecco, da 24,95 euro l'ho pagata a 15 euro. Allora, anche da UBS, diciamo, saldi non sono particolarmente, chissà che, comunque c'è già la nuova collezione e mi piacevano due cose, due maglie. Ma vediamo più là, semmai. Aspettiamo comunque l'inizio della bella stagione che, per quanto mi riguarda, tarderà ad arrivare, visto che l'inverno tarda ad arrivare e prima o poi l'inverno arriverà, cioè non è che la stagione si salta, la stagione arriva più tardi, perché l'anno scorso a maggio faceva freddo, poi dall'oggi al domani è saltata completamente all'estate. Allora, per questi saldi quanto avrò speso? All'incirca un centinaio d'euro, su per giù. Non ho trovato tutto questo gran vantaggio, però ho dovuto prendere le cose che praticamente oggettivamente mi servivano. E poi che cosa ho preso? Poi nulla. Volevo prendere i calzini, ma sinceramente, cioè, stavano uno sproposito, 7 euro. Tre paia di calzini, cioè, mamma mia, che esagerazione. Aspetterò Lidl che fosci sempre fuori, diciamo, quel mega pacco di calzini, che mi trovo tanto bene con quelli della Lidl, però non escono sempre e quando escono, cioè, devi veramente fare attenzione, andare subito a prendere le cose. E niente, io adesso. Allora, niente, io finisco qui il video, concludo, metto a posto. Praticamente c'ho da fare ancora l'inferno. I bambini oggi poi, vabbè, dobbiamo fare i compiti. E niente, c'è confusione comunque, perché quando c'è mio marito c'è poco da fare, c'è confusione. Ecco, guardate, vedete? La camera da letto ancora da fare. C'è una bellissima giornata comunque. Che bello. E niente, allora io vi saluto e vi lascio al prossimo video. Parlo piano perché mi vergogno come una ladra.